Si avvicina l'inizio del campionato di Formula E e anche delle prove libere che si terranno ad Donington Park e Jarno Trulli ha provato in un circuito francese la monoposto elettrica. Vediamo il servizio, vediamo le sue impressioni. L'ex pilota di Formula 1 Jarno Trulli ha applaudito la monoposto Spark Renault SRT01E completamente elettrica che gareggerà nella Formula E a seguito di un test drive di recente sul circuito di La Ferté-Guichet vicino a Choisy-le-Roi in Francia. Il 39enne italiano, che ha firmato per entrare a far parte del club dei piloti del campionato, ha trascorso un'intera giornata al volante della monoposto, ora completamente testata, utilizzando la configurazione di piene batterie per le gare, con una potenza di 200 kW. Trulli è uno dei piloti più esperti della storia della Formula 1. Ha corso in 256 Gran Premi ed è terzo nella lista di partecipazioni di tutti i tempi, dietro a Rubens Barrichello, Michael Schumacher e insieme a Riccardo Patrese. Egli era noto per il suo ritmo di qualifica e durante la sua carriera di 15 anni in Formula 1 ha guidato per la Minardi, Prost, Jordan, Renault, dove ha ottenuto una vittoria memorabile sulle strade di Monte Carlo, Toyota e Lotus, che ora è Caterham. Trulli ha dichiarato: "Da dentro la cabina di guida ci si sente come guidare una vera e propria vettura di Formula 1. Il suono è diverso, ma si sente ancora il suono del motore elettrico e del cambio, quindi in termini di sensibilità è perfetto per un pilota. Forse da fuori sembra diverso, ma dentro di te c'è sempre lo spirito agonistico. Finora mi sono divertito perché è una bella macchina da guidare. Come primo giorno mi aspettavo qualcosa di diverso, e certamente lo è, ma la cosa più importante è avere la sensazione di una vera vettura da corsa. Ho gareggiato per 30 anni, 15 in Formula 1. Così ho visto più o meno tutto e così non mi aspettavo di trovare qualcosa di diverso, ma questa macchina mi ha dato la stessa sensazione dei vecchi tempi." La SRT01E è stata progettata e costruita da Spark Racing Technology insieme ad un consorzio di produttori leader nel motorsport e si sfideranno nella prima edizione del FIA Formula E Championship, la prima serie di corse elettriche globale nel mondo a partire da settembre. Il telaio è stato costruito da Dallara, con la McLaren Electronics System che ha fornito il motore elettrico, cambio ed elettronica, Williams Advanced Engineering le batterie, Renault l'integrazione dei sistemi in generale e le Michelin gli pneumatici su misura da 18 pollici. Parlando sul prossimo Formula E Championship, Trulli ha aggiunto: "C'è un grande potenziale in questa serie perché sarà divertente, perché si correrà in circuiti cittadini, portando le corse nella casa dei tifosi." Ad oggi, la SRT01E ha completato più di 1500 km di test senza problemi e presto andranno in produzione con le prime vetture che verranno consegnate alle squadre presso la nuova sede del campionato a Donington Park, in Inghilterra, a metà maggio. Engine noise is different, but still You can you hear. hear the Yeah. engine noise. Yeah. So it's a cool feeling. Yeah. Anyway. We've been waiting for a long, long time to hear the sound. In questo modo arriviamo alla fine dell'ottava puntata del 2014 di Electric Motor News. Noi vi auguriamo una buona settimana a tutti e saremo qui la settimana prossima se volete continuare a seguirci. Grazie, arrivederci.